Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare della partita che è andata in onda sabato alle 18, Napoli-Verona. Prima di parlare della partita voglio salutare un mio amico, Peppe Channel, che ha un bellissimo canale YouTube, dove fa scherzi telefonici, parla di musica, di calcio, un po' di tutto. Mi raccomando, seguitelo, Peppe Channel, vi metto poi in descrizione il nome del canale, mi raccomando seguitelo, è un mio amico molto molto bravo che ha questo suo canale YouTube, mi raccomando, ciao amico mio. Allora, detto questo, parliamo della partita del Napoli contro il Verona. Allora, sinceramente, io salvo, vabbè, la partita è finita 2-0 per il Napoli al San Paolo, sabato alle 18, ripeto, e con doppietta di Milik, Arkadiusz Milik, e al 37esimo e al 68esimo ha fatto una doppietta il nostro Arek Milik. Allora, io non nascondo che a me Milik non piace tanto come attaccante, come giocatore, l'ho sempre detto negli anni, continuo a pensare che a me Milik non piace come giocatore, quindi né come attaccante né giocatore, nonostante la doppietta a me non piace. Detto questo, che ho fatto una breve parentesi su Milik, è stata una partita non spettacolare, una partita dove non sono arrivate le risposte che dovevamo avere, perché è stata una partita dove il Napoli aveva bisogno di avere risposte, non le abbiamo avute. E portiamo a casa solo i 3 punti, salvo i punti, che ci portiamo i 3 punti a casa, e salvo semplicemente la doppietta di Milik, che non segnava da molto tempo, i primi 2 gol di questa stagione, e salvo il risultato, i 3 punti e la doppietta di Milik. Tutto il resto non salvo nulla. Salvo nulla perché Milik è tornato a fare gol e sono contenta, perché se non ti sbloccava e segnava, Milik rischiava veramente di prendere un tracollo, ed essendo che il nostro attaccante è Milik, Mertens è comunque, non è attaccante, Mertens in questi anni noi l'abbiamo fatto, diciamo, falso 9, ma l'attaccante era Milik. Quindi conseguenza sono contenta, però diciamo che i 2 gol Milik l'ha fatto come davvero uomo d'aria, non me l'aspettavo, ma Milik stava in partita. Però io avevo detto, se Napoli-Verona, Milik non segna neanche contro il Verona, che con tutto rispetto per il Verona, però che stiamo anche in casa, che non segna nemmeno col Verona, dopo che non segna con squadre più alte di classifica, più importanti, goodbye Milik. Allora, per il resto, io devo dire la verità, il Napoli non è che meritava tanto di vincere in questa partita, più la partita contro il Cagliari meritavamo di vincere, che abbiamo perso, che più questa qui, perché questa qui sinceramente il Verona nel primo tempo ha dominato, io alzo le mani perché il Verona nel primo tempo ha dominato. Meret, Alex Meret, il nostro portiere, ha fatto 3-4 parate miracolose il primo tempo. Il primo tempo potevamo stare anche 2-0 sotto, con 2 gol del Verona, e il Verona non aveva rubato nulla. Perché comunque Meret ha fatto delle parate eccezionali, che se non era per le parate di Meret, nel primo tempo stavamo 2-0 sotto, il Verona si chiudeva, addios. Quindi sono arrabbiata perché la prestazione non mi è piaciuta, continuiamo a non avere un gioco, continuiamo, i singoli giocano da soli, non abbiamo un gioco di squadra, i singoli giocano a cazzo come vogliono, ognuno di loro gioca come vuole, non abbiamo un gioco di squadra, non abbiamo un regista, un centrocampista che fa da regista per impostare il gioco, Fabian Ruiz e Zirinski non è cosa loro, sono forti ma non hanno quelle qualità e quelle, diciamo, quei requisiti. Sinceramente Allan, ok, è un po' migliorato in queste settimane, però pure non è sempre quello di prima, perché Allan era proprio diversamente. Fabian Ruiz è forte, ma non è, ci manca proprio uno da quando se n'è andato Amsic e Jorginho, non abbiamo più un regista a centrocampo che, diciamo, che imposta bene il gioco e farci giocare bene, salvo Meret, Marquit, Di Lorenzo e Manolas. Per il resto non mi è piaciuto nulla, è Milik che ha segnato. Insigne pure non ha fatto una brutta gara, Insigne, devo dire la verità, Insigne non ha fatto una brutta gara rispetto al solito, non male, però anche per il resto la poca, diciamo, di vestichezza col gol, spesso a questi momenti dove lo vedi un po'
così. Io ripeto, abbiamo un fenomeno come Alex Meret, io ripeto, un gran portiere, grande futuro del Napoli, è giovane. L'unica cosa che è molto bravo a parare con le mani, l'unica cosa di Meret che deve migliorare è nell'impostazione con i piedi. Perché quando fai i rilanci per la squadra o quando devi partire con i piedi, diciamo che lì ha un po' di problema, ho notato spesso. Deve migliorare, ma questo col tempo verrà perché è giovane, acerbo e ci sta ancora a migliorare tanti sotto punti di vista, c'ha 20 anni e passa, quindi ci sta. Però con le mani, chapeau perché ha fatto 3-4 parate il primo tempo che dovevamo stare 2-0 sotto. Per il resto, salvo Meret, Manolas e Di Lorenzo, Milik sì, ha fatto la doppietta, ma non mi convince ancora, Insigne alti e bassi, quindi salvo questi tre. Manolas, grande gara difensiva, ha preso di tutto, Meret, grande gara, Di Lorenzo è un terzino, veramente, sembra già maturo per l'età che ha, sembra che gioca da 50 anni, nel Napoli, molto bravo, grande acquisto da parte del Napoli, ed ero molto scettica. Vabbè, Di Lorenzo, l'Empoli, Dio mio. E invece complimenti, molto molto forte sto ragazzo. Per il resto non trovo nulla perché devo dire la verità, 3 punti che possono fare da morale alla squadra, però siamo migliorati in difesa, non prendiamo gol e questa è la cosa positiva. Il problema è che siamo migliorati in difesa e poi stavamo peggiorando in attacco, perché Napoli non conosce le mezze misure. Napoli o tutto o nulla. Stavamo migliorando in difesa, potevamo mai migliorare anche in attacco? No, il Napoli ha avuto periodo buio, non segnavamo più, 3 partite senza fare gol, Torino, Genk, Cagliari, quindi ho detto mamma mia, fortunatamente la fase difensiva sta migliorando, Manolas e Koulibaly prendono dimestichezza, eccetera, Allan piano piano sta tornando quello di prima, Di Lorenzo e Meret. Il problema è che l'attacco spesso vacilla, poi il periodo che Insigne aveva periodo no, Mertens aveva periodo no, per il Dino e Milik anche. Il problema è che Milik è il nostro attaccante. Mi auguro con questa doppietta che Milik si sia svegliato, ma sveglia e possa giocare tutto l'anno così. Ecco, non sia stato un episodio singolo con 2 gol. Sinceramente il Verona meritava di vincere, secondo me, il primo tempo soprattutto. Sinceramente il 2-0 lo trovo un po' stretto per il Verona, perdere 2-0 perché ha giocato bene. E gli è mancato veramente solo il gol. Il primo tempo metteva a stare 2-0 anche a favore loro. Secondo tempo molto meglio il Napoli, però il Verona ha anche avuto delle occasioni. Quindi sinceramente ci portiamo i 3 punti a casa, portiamo la vittoria a casa. C'è tanto da lavorare. In fase difensiva siamo migliorati, però pure avevamo preso un sacco di gol a porta che se non era Meret avevamo preso gol, quindi la fase difensiva lì si era fatto scavalcare. Ma il problema è il centrocampo. Il problema è il centrocampo perché? Perché il centrocampo spesso fa passare troppi giocatori, è poco fluido, perché comunque io vedo che molte volte li fanno ripartenze e fanno, diciamo, da parte anche del Verona, ha fatto spesso ripartenze che poteva andare a porta, quando poi la difesa, ok, può avere le sue colpe, però il centrocampo fa passare troppo. Zielinski non ha giocato, però ha giocato il secondo tempo. Io ripeto, Zielinski non lo riconosco più. Zielinski gioca male, gioca poco, non fa nulla, si nasconde. Sembrava che quando venne a Napoli stava esplodendo un nuovo talento, invece Zielinski si è andato a perdere. Non capisco il perché, forse era sopravvalutato. Allan alti e bassi, Insigne altrettanto, non lo so, non lo so. Io sinceramente in questo periodo dove Mertens sta molto in forma, mettere sempre Mertens titolare, secondo tempo Milik. Forse in questo caso è stato bene mettere Milik perché ha bisogno di fare gol per sbloccarsi. Ma che si è sbloccato, speriamo che accada su Milik e riprenda a segnare e fare buone prestazioni. Che sinceramente a me Milik non piace, lo ripeto, avrei comprato un altro attaccante forte, avrei venduto Milik, l'avrei venduto. Mertens come riserva è un grande attaccante forte. No, Milik titolare, Llorente riserva che ha 40 anni, che Llorente è forte, ma è ovvio che non fa tantissime buone prestazioni, sia per l'età, sia perché, per carità, è Llorente, non è che avevamo preso Maradona. Per me il Napoli quest'anno può solo puntare alla postazione della Champions. Per me il Napoli quest'anno arriva o terzo o quarto, in Champions probabilmente ci va, perché solo il Milan e la Roma hanno anche loro i loro problemi e forse non ci vanno. Ma il Napoli per me oltre terzo e quarto posto non può andare, può fare solo il piazzamento Champions, non possiamo puntare allo scudetto assolutamente, perché il Napoli quest'anno non ha gioco, non ha identità, non ha uno schema fisso, perché con Ancelotti non si capisce mai che schema si gioca, non ci sono titolari, e no, quindi per me è sbagliato anche quello, perché tu sei una squadra, devi giocare sempre gli stessi, tu Ancelotti devi far giocare, per farli diventare una squadra, amalgamare bene tra loro, fare un loro gioco e si trovano anche una loro identità di gioco. Tu ogni settimana, una volta Zielinski,
gioca a Franca Reduz, una volta gioca Allan, davanti una volta gioca Mertens, una volta Milik, una volta Llorente, facciamo i tre set, buttiamo una carta, oggi chi gioca? Fanno gli appelli, oggi chi gioca? Vabbè, vieni tu. Quest'anno non mi piace assolutamente questa teoria di Ancelotti, che secondo anno non è ancora un tuo schema, non è ancora una tua difesa titolare, non hai tu un attacco titolare, non sappiamo che schema giochiamo, non abbiamo la mentalità vincente, perché contro il Verona io mi aspettavo un Napoli aggressivo, che vincesse pesantemente e convincesse. Per me il Napoli ha vinto ma non ha convinto, ripeto, il Napoli vince ma non convince, perché ripeto la prestazione non mi è piaciuta, non si gioca così. Il Verona, con tutto rispetto per il Verona, è una squadra appena salita dalla Serie A. Sì, ha preso pochi gol, perché ho visto che fino ad oggi ha preso pochi gol, ma tu sei il Napoli, punti eventuale scudetto, ti fai mettere sotto dal Verona a San Paolo in casa, lo stadio pieno, che se perdevamo o pareggiavamo, dopo le figure di merda col Cagliari, il Genk e Torino, veramente una brutta figura. Io sinceramente questa vittoria nasconde tanti magagni, perché il Napoli ha tanti problemi, per me lo scudetto è solo un miraggio, quest'anno non ci sarà, per me una lotta a due Juve-Inter, le vedo molto più da scudetto. L'Inter lo vincerà solo se la Juve ne ruberà, ma ho notato anche contro il Bologna che la Juve ha fatto il solito furto, ma la conosco bene, non mi sono meravigliata, come tanti sono meravigliati della Juve col Bologna, non mi meraviglio più anni e anni che seguo la Juve, so bene la Juve come è fatta, quindi non mi meraviglio più. Se la Juve non fa furti e si stanca per la Champions, l'Inter può puntare allo scudetto, il Napoli no, non ha la sua identità, non ha un suo schema, non ha titolari, non ha la mentalità vincente, non ha top player con quella mentalità vincente, non ha panchina lunga abbastanza come la Juve. E ripeto, questi i voti in Meret 9, Malquit 6, Malquit mi aspettavo di più da questa gara, gioca poco ma mi aspettavo di più. Manolas 7, grande gara, Koulibaly 6,5. Koulibaly ancora non è 6 più o meno. Koulibaly ancora non è tornato, quello di prima, dopo la Coppa. Io spero sinceramente ha preso anche un giallo inutile col Verona. Io mi auguro che Koulibaly si sveglia anche lui, perché non mi è piaciuta la prestazione di Koulibaly. E ultimamente non sta giocando granché, adesso è tornato dopo la squalifica che ha avuto di 3 giornate, ma sinceramente non mi sta piacendo Koulibaly. Spero che anche lui si dia una sveglia presto, perché da dopo il Liverpool e dopo il Cagliari che ha troppi, poi è troppo istintivo, spesso prende i cartellini quando non c'è bisogno, ecco. Spero che si riprenda presto, forza Koulibaly. Di Lorenzo 7, grande prestazione. Allan 7, rispetto alle altre volte ha giocato meglio. Ruiz 6, Fabian Ruiz 6, non mi è piaciuto Fabian Ruiz, è un giocatore forte, però quando gioca nella Spagna è un fenomeno, gioca nel Napoli, fa il compitino, non so se è un problema di Ancelotti, che non lo fa rendere bene, ci sono tanti giocatori che giocano non nei loro ruoli, perché ho notato anche quello, che tanti giocatori del Napoli non giocano nel loro ruolo principale, ecco. Diciamo che Ancelotti si è fissato, come ha detto che Lozano deve giocare come prima punta e come attaccante, quando poi Lozano non è una prima punta, non è un attaccante, e Ancelotti continua a dire così. Non possiamo criticare perché vabbè, lui è l'allenatore pluripremiato, ha vinto di tutto, noi chi siamo per criticarlo? Non siamo allenatori, ma perché uno deve dire bravo Ancelotti, grande, quando poi per quanto tu hai vinto nella tua carriera, io mi sento in diritto di criticare quando vedo che fai delle cose orribili. Lozano ha avuto la piccola botta in nazionale, l'infortunio. Poi la settimana prossima probabilmente ci sarà, quindi non ha potuto giocare. Da Lozano mi aspetto tanto, 42 milioni di euro, è un giocatore che dicevano che è un fenomeno eccetera, pretendo che tu fai una grande annata, perché se no sono 42 milioni di euro buttati nel cesso, ecco, l'ho detto molto schiettamente, perché 42 milioni sono 42 milioni, abbiamo parlato di Higuaín e Higuaín ha fatto tanto al Napoli, quindi mi aspetto tanto da lui, se no sono soldi buttati nel cesso. Quindi se Ancelotti non lo fa giocare nel suo ruolo non renderà, però ha detto che lui è un attaccante, quindi lo vede così. Bene, ce la prenderemo con Ancelotti se non renderà Lozano. Però se Lozano poi un pacco si vedrà indipendentemente dal ruolo. Detto questo, poi Kayon 6. Kayon ha fatto una buona prestazione, ha fatto anche mi sembra l'assist per uno dei due gol di Milik. Kayon, buona prestazione. Senza Kayon non so come faremmo, perché Kayon è uno che dà l'anima, corre, fa, difende, fa di tutto. Se mai dovesse andare via l'anno prossimo, ci vuole un grande sostituto. Poi, Milik 8, perché oltre alla doppietta finalmente ha fatto una buona gara. Mi auguro che non sia una cosa, come si dice, che è capitata per sbaglio, ecco, e che continua a prendere fiducia, perché abbiamo bisogno di gol di Milik. Il nostro attaccante è Milik. Llorente è una riserva con una grande, comunque, età avanzata. Mertens non è proprio un attaccante. Quindi, forza Milik, diamoci una svegliata, anche se mi continua a dire che a Milik a me non piace, lo venderei e comprerei un altro. Insigne 6, perché ha fatto una buona gara, però spesso fa sempre il compitino e mi aspetto da lui sempre di più. Juve
Jones ha giocato 6, perché, anzi veramente 5 più che 6, Jones non giocava da una vita, però da lui mi aspettavo una grande prestazione, perché Jones comunque, da lui mi aspettavo di più, non giochi da una vita, fai vedere chi è, non era male. E invece ha giocato malissimo, ha giocato una gara dove non ha fatto nulla, si perdeva tra le giocate. È vero che sbaglia anche Ancelotti a metterlo poco, perché se Jones gioca poco, poi dopo rende poco perché ha poca fiducia, eccetera. Però sinceramente Jones ha avuto questa opportunità, sfrutta, era contro il Verona, no contro il Real Madrid, ecco. Quindi non lo so, anche Jones, io non ho capito perché tenere Jones quest'anno, non ho capito perché abbiamo tenuto Jones. A cosa serve? Non gioca mai, quando gioca gioca sfiduciato e gioca male, non è sto fenomeno, perché l'abbiamo tenuto? Bah, i misteri di Fatima. E ad Ancelotti do 6 perché già un po' meglio. Preparazione, ma a me non piace sinceramente Ancelotti che sta facendo, perché sinceramente lo trovo ancora senza uno schema fisso, senza un centrocampo decente. Non giochiamo da squadra, ognuno gioca per i cazzi suoi, non abbiamo mentalità vincente, non ha fatto niente di meglio rispetto all'anno scorso. Napoli non può puntare allo scudetto assolutamente, massimo terzo, quarto posto quest'anno. Forse in finale di Coppa Italia, ma secondo me nemmeno la vinciamo la Coppa Italia, anche se a me la Coppa Italia non mi ha entusiasmato, la vinciamo, no, non mi cambia nulla. In Champions passeremo il girone solo se Napoli si riprende, ma se Napoli, visto contro il Verona e le altre squadre, usciamo anche dal girone Champions. Se passiamo il girone usciamo sicuramente al secondo step, perché non è un Napoli che può andare lontano questo qui. E siamo un po' in questa partita risorti, ci siamo un po' ripresi e risorti in questa partita, ma troppe cose non vanno ancora, sinceramente. Io penso che un po' comunque lo spogliatoio si è rotto, perché vedo tante cose che non vanno. Vedo giocatori scontenti, tanti infortuni, giocatori che non giocano nel loro ruolo, giocatori che parlano male di Ancelotti, giocatori che si lamentano, giocatori che non rendono, poi le nazionali rendono. Per me nello spogliatoio qualcosa si è rotto, secondo me, tra Ancelotti e i giocatori. Qua un po' di malumore c'è, secondo me. E colpa anche di De Laurentiis e di Ancelotti, che non stanno facendo rendere al meglio questa squadra. Siamo forti, ma abbiamo Ancelotti che non sta facendo rendere questa squadra come dovrebbe, sinceramente. Llorente è entrato, secondo me, Llorente 5, non ha fatto quasi nulla, però vabbè, è entrato dopo. Mertens è entrato, ha fatto poco anche lui, 5. Il grande San Paolo pieno, bellissimo da vedere come sempre. Ma devo dire la verità, sono contenta solo della vittoria, dei punti, li portiamo a casa, ma questo Napoli non mi piace in nessun modo, in nessuna maniera. E la Juventus ha già vinto due scontri diretti con l'Inter, con noi, è la favorita, però viene l'Inter per combattere, per il resto noi non siamo, secondo me, da scudetto quest'anno. Mi aspettavo da un super Ancelotti quest'anno, il secondo anno, grandi cose, invece mi ha un po' deluso, devo essere sincera. E mi ha deluso fino ad oggi, poi se mi riconvincerà più là vediamo, ma non lo so. Detto questo, adesso c'è la Champions con Salisburgo mercoledì, speriamo bene, ma sinceramente se il Napoli visto quel Verona con Salisburgo non andrà bene, ragazzi, perché se quel Napoli lì messo sotto dal Verona appena sarete in Serie A, probabilmente ritornerà in Serie B. Ma detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. E fatemi sapere sotto che ne pensate di questa vittoria del Napoli contro il Verona per 2-0, se meritava la vittoria o no, cosa che va e cosa non va vale il Napoli. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Sempre forza Napoli, forza Ancelotti. Si chiama bella sveglia, che noi stiamo qui a pettinare bambole, CT, come disse lui. E vediamo un po' come vanno le cose. Ma io sono sempre convinto di questa mia convinzione, da agosto che dico questa cosa, da prima che iniziava il campionato. Dopo il mercato, detto, per me Napoli è un mercato insufficiente, o almeno per me è un calciomercato, un mercato da 6 per me, per il Napoli, per chi ha fatto solo le sostituzioni di chi è andato via. Mi aspettavo di più sul mercato, infatti, sei visto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Sempre forza Napoli. Ciao a tutti, ragazzi, da Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti, ragazzi.